Salve, in questa lezione parleremo di come le equazioni possono essere classificate. Esse possono essere suddivise in due gruppi, il gruppo delle equazioni numeriche e quello delle equazioni letterarie. Esaminiamo tali gruppi uno per volta. Le equazioni numeriche sono equazioni in cui l'unica lettera che in essa appare è l'incognita. Esse a loro volta possono pensarsi suddivise in equazioni intere e fratte. Le equazioni si dicono intere quando l'incognita non è presente tra i loro denominatori, come puoi osservare negli esempi che qui ti riporto, dove l'unica lettera presente è l'incognita x ed essa non compare in nessuno dei denominatori delle tre equazioni. Al contrario, le equazioni si dicono fratte quando l'incognita è presente tra i loro denominatori. Negli esempi qui riportati possiamo osservare che l'incognita x è presente in due dei denominatori della prima equazione e in un solo denominatore della seconda equazione. Parliamo ora delle equazioni letterarie. Le equazioni letterarie sono equazioni che presentano, oltre all'incognita, anche altre lettere. Tali lettere vengono chiamate anche parametri e per tale ragione un'equazione letteraria può essere chiamata anche equazione parametrica. Le equazioni parametriche, come le equazioni numeriche, a loro volta si dividono in equazioni intere e fratte, con lo stesso significato. Portiamo degli esempi. Le tre equazioni che qui sto riportando nella colonna delle equazioni letterarie intere presentano la prima, oltre all'incognita x, una lettera a. La seconda e la terza equazione, oltre all'incognita x, presentano due lettere, ovvero due parametri a e b. Esse quindi sono intere in quanto l'incognita x non compare nei denominatori, letterarie in quanto oltre all'incognita x hanno anche altre lettere. Portiamo anche due esempi di equazioni letterarie fratte. Le due equazioni che qui vedi, oltre all'incognita x, presentano delle lettere, quindi questo significa che esse sono letterarie. La prima presenta una sola lettera, oltre all'incognita x, che è la lettera A. La seconda, oltre alla lettera x, cioè oltre all'incognita, presenta due lettere, K ed M. Tali equazioni sono fratte in quanto l'incognita x è presente tra i denominatori delle due equazioni.